Uccise entro un breve lasso di tempo in due casi senza un apparente collegamento e un'indagine che si rivelerà difficile e ricca di sorprese inaspettate. È così che Mestre, la cittadina alle porte di Venezia, scopre di avere un'anima nera. Lida Taffi Pamio è una signora di 87 anni, originaria del Lazio, che si è trasferita nella cittadina veneta dopo il suo matrimonio. La sua è una vita costellata di gravi lutti, prima la morte del marito, poi quella dell'unico figlio ventenne, morto in un incidente stradale. La signora Lida vive sola in un appartamento in via Vespucci 13 a Mestre. Il 20 dicembre del 2012, nel tardo pomeriggio, viene ritrovato all'interno dell'abitazione il suo corpo martoriato. È stata uccisa Lida in modo brutale, prima le violente percosse, poi due coltellate, infine lo strangolamento con il cavo del decoder della TV. Non solo, l'assassino le ha infilato anche dello Scottex in bocca ma chi era lida taffi-pamio la vittima era una donna vitale organizzava frequenti incontri con le sue amiche e cercava di passare la maggior parte del suo tempo in compagnia era anche molto attenta a curare l'aspetto fisico lida e faceva una vita tutto sommato normale eppure quando i poliziotti intervengono a casa sua la trovano in un lago di sangue una scena orribile, un caso che sin dall'inizio presenta molti lati oscuri. Era stato il nipote a chiamare gli investigatori, lui avrebbe dovuto accompagnare l'anziana donna a fare una visita oculistica. Dopo averla aspettata a lungo sotto casa, il giovane si era insospettito ed era salito su nell'appartamento dove l'aveva trovata in un lago di sangue. Il cadavere si trovava tra la sala da pranzo e la cucina e aveva una lama spezzata di un coltello infilata nel collo e un altro coltello conficcato nel petto. La scena del crimine si presentava come un classico esempio di rapina finita male: molti cassetti aperti, suppellettili rovesciate e soprattutto sangue, sangue dappertutto. Agli investigatori però non tornavano molte cose, non c'erano segni di effrazione sulla porta e quindi è probabile che la vittima abbia aperto l'ingresso a qualcuno che conosceva. Poi era stata asportata la batteria del cellulare della donna e le chiavi di casa non sono mai state trovate. Gli investigatori cominciano a pensare che non si sia trattato di una semplice rapina finita male. La scena del crimine inoltre era stata ripulita con degli asciugamani, ma quale rapinatore perde tutto quel tempo cercando di rimuovere le tracce del suo passaggio? Poi non era stato portato via nulla, soldi in contanti e oggetti di valore erano ancora in casa. C'era solo una cosa che non si trovava, una catenina d'oro che Lida indossava sempre perché aveva un grande valore affettivo per lei. Secondo gli investigatori l'esame approfondito della scena del crimine e la particolare crudeltà del delitto facevano pensare a quello che in criminologia si chiama overkilling, ovvero una violenza impulsiva carica di rabbia. L'aggressore aveva infierito sulla donna con un numero eccessivo di colpi anche dopo la sua morte. Di solito le motivazioni di questo comportamento si fanno risalire a un rapporto tra vittima e carnefice di forte contrasto se non di odio vero e proprio. Insomma il caso sembrava sempre più complicato e difficile da risolvere gli investigatori dovevano ricostruire gli ultimi istanti di vita della signora Lida. Scoprono che il giorno del delitto la donna si era recata dalla parrucchiera sotto casa verso le ore tredici ed era rimasta lì fino alle quattordici e venticinque. Insomma la titolare del negozio era l'ultima persona ad aver visto viva Lida Taffi Pamio. Quando la vittima torna a casa, ripone la ricevuta della parrucchiera all'interno della sua agenda assieme a due banconote da cinquanta euro, poi comincia a prepararsi per l'appuntamento dall'oculista delle ore diciassette dove sarebbe andata con la macchina del nipote. Il delitto della donna sarebbe avvenuto nell'asso di tempo compreso tra le quattordici e venticinque e le sedici e trenta. Dalle indagini emerge che l'idia Taffipamio aveva cambiato recentemente il proprio testamento a favore di un suo nipote. Le sue volontà scritte in precedenza prevedevano il lascito dell'appartamento di sua proprietà a un altro nipote, nipote che ora non avrebbe ricevuto nulla. Poteva essere quello il movente dell'omicidio. Le indagini che seguono questa pista in realtà non portano a nulla nessun nipote sembra essere coinvolto nella morte della donna. La scientifica ritrova nell'appartamento un'impronta lasciata dall'aggressore sul sangue della vittima. Secondo gli esperti la persona che ha lasciato quell'impronta indossava un numero di scarpe tra il 37 e il 39. Insomma, ad uccidere la signora Lida era stata molto probabilmente una donna e gli investigatori ora concentrano tutte le loro indagini alla ricerca di un'assassina. Nei pressi di un interruttore vicino alla porta d'ingresso la scientifica trova una traccia mista di sangue e sudore la traccia ematica appartiene alla vittima mentre l'altra è di una persona di sesso femminile la polizia interroga tutti i vicini della donna e le sue amiche quelle con le quali la vittima si riuniva spesso per giocare a tombola insomma secondo la polizia l'assassina era da ricercare tra i condomini e non tra i parenti della vittima vengono messi sotto intercettazione tutti gli abitanti del palazzo e da una conversazione in particolare viene fuori qualcosa di importante la dirimpettaia della signora Lida viene intercettata mentre parla della vittima con un'amica, definendola come una strozzina, una sorta di usuraia. Il tono della donna intercettata è sprezzante e carico di risentimento nei confronti della vittima. Quella voce al telefono appartiene a una donna di 50 anni, dipendente dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Venezia. Si chiama Monica Busetto. La donna vive da sola nell'appartamento di fronte a quello dove è avvenuto l'omicidio. Gli investigatori scoprono che la Busetto durante l'interrogatorio subito dopo la morte della vittima aveva detto di avere un ottimo rapporto con la signora Lida, una cosa smentita dal tenore di quelle intercettazioni. Insomma, Monica Busetto viene iscritta nel registro degli indagati come principale sospettata per l'omicidio della signora Lida Taffi Pamio. Più gli investigatori ascoltano le telefonate di quella donna, più si rendono conto dell'odio che Monica Busetto provava nei confronti della vittima. A questo punto scatta una perquisizione a casa della donna, e in quell'occasione vengono sequestrati alcuni oggetti il tappetino davanti all'abitazione, un paio di ciabatte e un paio di mocio. Quella che attira l'attenzione degli investigatori però è una collanina spezzata ritrovata nell'abitazione di Monica Busetto. Era proprio quella la catenina strappata alla vittima il giorno dell'omicidio. La donna accusata si difende dicendo che quella collanina è un regalo fatto a sua sorella il giorno del battesimo e che si sarebbe rotta a causa della trama rigida con cui era stata fatta. Quella catenina però era lunga cinquantotto centimetri, troppi per una bambina appena nata, e anche la stessa sorella della Busetto non ricordava che le fosse mai stata regalata. Inoltre la dirimpettaia della vittima aveva cambiato il tappetino di fronte alla sua abitazione proprio il giorno dopo l'omicidio. Insomma, la situazione di Monica Busetto si fa sempre più complicata. Tutti gli oggetti sequestrati in casa della donna sospettata vengono sottoposti a un esame accurato della scientifica, con la speranza di trovare tracce riconducibili alla vittima. Non viene fuori niente di rilevante, a questo punto gli investigatori decidono di inviare la collanina al laboratorio di analisi biologiche dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova, ma anche qui il risultato dei due tamponi fatti è negativo, così il reperto viene inviato al Servizio Nazionale di Polizia Scientifica di Roma per un esame più approfondito. Il risultato di quell'esame non lascia dubbi, su quella collanina ci sono tracce di pelle della signora Lida, la vittima. Per Monica Busetto dunque il 30 gennaio del 2014 si aprono le porte del carcere. La donna viene prima rinviata a giudizio per omicidio volontario e poi condannata a 24 anni e 3 mesi di carcere il 22 dicembre del 2014. Insomma, per l'accusa è lei ad aver ucciso la pensionata Lida Taffi Pamio. Gli avvocati della donna contestano quel risultato dicendo che si sarebbe trattato di una contaminazione del reperto, cosa che viene smentita dal reparto scientifico della polizia. Insomma, caso finito. Non esattamente gli investigatori avevano trovato nell'appartamento della vittima due tracce di DNA, una di sangue riconducibile alla vittima, l'altra traccia di sudore era di un'altra donna. Il problema è che quest'altra donna non era Monica Busetto, la vicina della vittima, condannata per l'omicidio. È possibile allora che sulla scena del crimine al momento del delitto ci fosse una seconda persona? Insomma, questa storia era tutt'altro che conclusa, anzi, avrebbe riservato ancora molte sorprese. Sono passati tre anni dalla morte di Lida Taffi Pamio, quando il 29 dicembre del 2015 viene trovato in corso del popolo a Mestre il cadavere di un'altra donna anziana. Anche lei vive da sola. Si chiama Francesca Vianello e ha 81 anni. La donna è stata strangolata con un cordino e la porta della sua abitazione non presenta segni di effrazione. Sembra un altro omicidio inspiegabile. Le somiglianze con l'altro delitto sono evidenti entrambe le donne vivevano da sole e avevano aperto la porta al proprio assassino. Ma chi era Francesca Vianello? La donna aveva lavorato al Casino di Venezia come guardarobiera ed era in pensione da tanti anni, dopo aver accudito la mamma. Era una donna riservata dall'aspetto serio, ma con un cuore d'oro, secondo quelli che la conoscevano bene. Anche in questo caso la polizia comincia a indagare partendo dai condomini del palazzo. Una vicina racconta agli investigatori di sapere che la vittima quel giorno avrebbe dovuto incontrare una donna di nome Milly che le doveva dei soldi. Ora la polizia doveva scoprire la vera identità che si nascondeva dietro a quel nomignolo. Viene fuori che la donna aveva fatto due precedenti visite alla signora Vianello nel periodo natalizio. Dal racconto di alcuni vicini la vittima era rimasta molto turbata da quegli incontri. Gli inquirenti scoprono che dalla borsa della vittima era sparito il portafogli con dentro il bancomat. Vengono fatti accertamenti bancari e telefonici e la polizia scopre che ci sono stati dei movimenti di denaro il giorno dell'omicidio e in quello successivo. Le immagini della videosorveglianza di un negozio e di una banca mostrano la stessa donna che usa il bancomat della vittima. È lei la fantomatica Milli che la polizia sta cercando. Si scopre che la vittima riceveva delle telefonate quasi tutte le settimane da un'utenza intestata a un ragazzo di nome Thomas Zampirollo. Sulla pagina Facebook del giovane gli investigatori trovano una foto in cui Thomas compare con sua madre, una donna indicata con il nome di Millie. È la stessa persona inquadrata dalle telecamere del bancomat e ora quel volto ha un'identità precisa, Susanna Lazzarini. Tutti questi elementi fanno sì che il magistrato rilasci un decreto di perquisizione il 31 dicembre del 2015. All'interno dell'abitazione della Lazzarini vengono ritrovati il bancomat della vittima e un orologio privo della fibbia che era stata trovata sulla scena del crimine. Thomas Zampirollo è il più grande dei figli di Susanna Lazzarini. Il giovane racconta di come la madre abbia vissuto due fasi importanti della sua vita, una precedente alla morte del marito in cui si era dimostrata una donna affettuosa e benvoluta. L'altra molto più complicata e dura arrivata dopo il decesso del padre di Thomas. Quella notte dell'ultimo dell'anno il ragazzo è fuori a festeggiare con gli amici quando riceve una chiamata della polizia che lo invita a recarsi al più presto in questura. Gli agenti lo informano che sua madre sarebbe andata di fronte a un magistrato con l'accusa di omicidio. Al giovane basta scambiare uno sguardo con la madre, per capire che la responsabile dell'omicidio di Francesca Vianello è proprio lei. La donna davanti al magistrato prima nega decisamente ogni responsabilità, poi crolla e ammette di conoscere la vittima. Dice di aver ricevuto dei soldi dalla Vianello in due occasioni e confessa anche di avere il vizio delle slot machine, un passatempo che le aveva fatto perdere molti soldi in passato. Quel Natale del 2015 Susanna Lazzarini non ha neanche i soldi per comprare un regalo ai propri figli. La donna aveva fatto visita alla Vianello il 23 dicembre chiedendole 300 euro in prestito ma ne aveva ricevuti solo 100. Il giorno successivo si era presentata a sorpresa a casa della vittima con la scusa di volerle ridare i soldi avuti il giorno prima. In realtà la Lazzarini non ha nessuna intenzione di restituire quei soldi, anzi ne chiede altri che però Francesca Bianello si rifiuta di darle. Gli animi delle due donne si scaldano e da un'accesa discussione sarebbe nata un'aggressione vera e propria della Lazzarini nei confronti della vittima. La donna prima estrae dalla borsa un cordino e un paio di guanti e poi strangola l'anziana signora. Per Susanna Lazzarini a questo punto si aprono le porte del carcere femminile della Giudecca a Venezia, lo stesso in cui dal gennaio del 2014 è rinchiusa Monica Busetto accusata dell'omicidio della prima anziana uccisa, Lida Taffi Pamio. Ma come in ogni giallo che si rispetti il colpo di scena arriva nel finale. C'è qualcuno che lega le due donne uccise. Un'amica con la quale Lida e Francesca si ritrovavano spesso per giocare a carte. Questa signora si chiama ninfa Bellio e non è altro che la mamma di Susanna Lazzarini. Per gli investigatori non si tratta di una coincidenza, quella traccia di DNA femminile ritrovata vicino all'interruttore nella casa della prima vittima viene confrontata con il DNA della Lazzarini, e i risultati coincidono. Secondo la polizia questo collocherebbe Susanna Lazzarini sulla scena del crimine del primo omicidio, quello della signora Lida Taffipamio. A questo punto agli investigatori serviva una confessione della donna e l'unico modo per averla era indurla ad ammettere le sue colpe tramite suo figlio Thomas. Durante una visita del giovane in carcere vengono piazzati dei microfoni ambientali che registrano l'intera conversazione tra la donna e suo figlio. Il ragazzo viene a sapere che la madre si trova in cella da qualche giorno con un'altra donna. E indovinate un po' chi è l'altra detenuta. Sì, è proprio Monica Busetto, in carcere per l'omicidio della signora Taffi Pamio. La Lazzarini rivela a suo figlio di essere amica della Busetto, e ora per gli inquirenti si trattava di capire se questa amicizia era nata in carcere o se le due si conoscessero già da prima. Il figlio Thomas durante quella visita in carcere chiede più volte alla madre di ammettere le proprie responsabilità. La donna per diverse volte nega di avere qualcosa a che fare con il primo omicidio. Poi di fronte all'insistenza del figlio di voler sapere la verità a tutti i costi confessa di aver ucciso anche la prima signora. Immaginate cosa deve aver provato il povero Thomas. Sua madre gli ha appena confessato di essere responsabile di due omicidi. Come ha ammesso lui stesso, nella sua mente continuava a risuonare la domanda ma con chi ho vissuto in tutti questi anni? Quindi a questo punto dell'indagine gli investigatori si ritrovano con Susanna Lazzarini che ammette di aver ucciso due signore anziane e Monica Busetto che a questo punto sarebbe stata ingiustamente detenuta per tutti questi anni. Ma è proprio così? Le sorprese in questo caso sembrano non finire mai. Gli inquirenti mettono delle cimici nella cella dove sono detenute la Lazzarini e la Busetto, ma dai loro dialoghi non emerge nulla di interessante. A fare la differenza sono le dichiarazioni di alcune detenute, secondo le quali ci sarebbe stato un accordo tra Susanna Lazzarini e Monica Busetto. Si sì, insomma esisteva un patto tra le due secondo il quale la prima si sarebbe accollata a tutte le responsabilità dei due omicidi. In cambio L'Abusetto avrebbe dato dei soldi ai figli della Lazzarini che si trovavano fuori in difficoltà economiche. Ma anche questa versione cambia quando gli investigatori dicono alla Lazzarini di aver scoperto tutto. A questo punto la donna accusa esplicitamente Monica Busetto di aver ucciso la Lida Taffi Pamio e sostiene di averla solo aiutata perché minacciata. Gli inquirenti però non credono a queste dichiarazioni e allora Susanna Lazzarini cambia ancora una volta versione. Racconta di essere stata lei a uccidere la prima vittima e che la Monica Busetto sarebbe entrata nell'appartamento di fronte al suo, dopo aver sentito il trambusto proprio nel momento in cui Susanna Lazzarini stava uccidendo la signora Lida Taffi Pamio. A quel punto le due avrebbero cominciato a conversare, come se nulla fosse e sarebbero diventate in qualche modo complici di quel delitto. Insomma una storia inverosimile. Resta il fatto che gli investigatori non hanno mai trovato traccia di contatti telefonici avvenuti in passato tra la Lazzarini e la Busetto. Insomma le due non si conoscevano o almeno non c'era nessuna prova di questa conoscenza. Alla fine però Monica Busetto è rimasta in prigione e sta scontando la pena di ventiquattro anni e tre mesi nel carcere di Verona. Una istanza di revisione del processo è stata rigettata dalla Corte di Appello di Trento recentemente. La donna, tramite i suoi avvocati, ha presentato ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Sulla sua colpevolezza ci sono ancora molti dubbi. Susanna Lazzarini, invece, ha avuto una condanna a 20 anni per l'omicidio di Lida Taffipamio e altri 30 per quello di Francesca Vianello. Secondo il parere di un esperto psichiatra è molto difficile che le due donne non si conoscessero. Secondo lui la Lazzarini e la Busetto avevano una relazione perversa, quella che in senso psichiatrico si definisce follia due o devianza due. Resta il fatto che sulla prima scena del crimine ci sono state due persone oltre alla vittima. La mancanza di contatti telefonici tra loro può far pensare che le due non si conoscessero, non esclude però che avessero un rapporto anche duraturo, un rapporto che le indagini non hanno chiarito del tutto. Voi cosa ne pensate? Sono davvero due le colpevoli del primo delitto? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, mettete mi piace e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Alla prossima!